Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace Pro, seguiamo la nostra avventura con il gioco di Ghost Recon Wildlands. Allora amici, dunque, nell'ultimo episodio abbiamo debellato anche l'ultima zona, anzi la penultima zona, che era con il cattivone di Antonio. Ok, ci manca l'ultima zona qua sotto che è ancora ignota, che comunque è per quanto riguarda la produzione. Faccio vedere la mappa, per quanto riguarda tutte le altre fazioni abbiamo debellato il Todus. Ok, dunque è uscita la missioncina El Boquita, che adesso andremo a vedere. Vediamo un po' il briefing cosa ci dice. Abbiamo dei dati su un convoglio carico di denaro per i boss del cartello in Messico. Pare che il convoglio sia guidato da El Boquita. Intercettate i furgoni e distruggeteli. Se possibile, uccidete anche El Boquita. Va bene, sarà fatto. Poi successivamente, ragazzi, come avete visto naturalmente nei filmati precedenti e naturalmente nel finale precedente, come ci è stato detto dal gioco, se lo finiamo al 100% ci sarà un finale ulteriore. Quindi di conseguenza ci manca solo l'ultima zona, come ho detto precedentemente, che è questa qua, e poi vabbè, naturalmente l'eliminazione di questi cattivoni qua, e vedremo poi il secondo finale in cosa consiste. Ok, allora, detto questo, detto tutto, allora sono già qua in zona perché avevo fatto un viaggio rapido qua e mi accingo ad arrivare a raccattare o uccidere El Boquita. Però qui dice parlare con l'informatore, vediamo un po' in cosa consiste questa missioncina, ragazzi. Ok, siamo arrivati. Allora, qua di cattivoni io sinceramente non ne vedo. Vediamo un po', Allora, dobbiamo andare là sopra. E di qua non ci arriviamo di sicuro. E neanche così, ottimo. Va bene, in 2 secondi ho distrutto un furgone. Allora, risaliamo qua. Presuppongo che dobbiamo salire da questo lato, vediamo un po' se è così. Allora, andiamo. Yes. Ok. Ecco l'informatore, sentiamo cosa ha da dire. Bowman dice che hai qualcosa per me. Questa volta ti costerà il doppio. Parlane con lei. Dimmi cosa sai e ci metterò una buona parola. Ok, senti. El Boquita è nella merda. Deve far arrivare un sacco di soldi su ai boss in Messico. E questa notte farà passare da qui un grosso convoglio. Del tipo? Un paio di furgoni corazzati per i soldi. E direi forse 6 autoblindo. Magari anche un paio di elicotteri. La cosa è seria. Dov'è il convoglio? Non lo so. El Boquita è estremamente cauto. Solo lui e gli autisti sanno la strada. Così non basta. Mi serve un posto. Mettiamola così. So dove si trova El Boquita. È qui a Coani per accertarsi che il convoglio passi. Lo seguite e lui vi porterà i soldi. Ok. Tutto semplice mi sembra. Ok, troviamo El Boquita. Non un colpo finché non vediamo i soldi. Allora, vediamo un po'. Prendere un mezzo adeguato. Sarei tentato di prendere questa ruspa, perché è una figata. Ma presuppongo che sia troppo lenta. Quindi presuppongo di dover prendere un mezzo un po' più serioso, diciamo così. Gipino e via andare. Allora, intanto vediamo un attimo la mappa fin dov'è che dobbiamo arrivare. Esattamente fino a qua. Ok. Ok. Allora, parcheggiamo il nostro veicolo qui. Allora, vediamo di non farci sgamare. Un po' dov'è El Boquita. Allora, droneggiamo. Attivo il drone. Vediamo un po' dov'è che potrebbe essere El Boquita. Bowman, vediamo El Boquita. Lo seguiamo fino ai soldi. Ricevuto. Controlliamo il suo cellulare. Se chiama qualcuno, se parla del denaro o della rotta del carico, saremo in grado di sentire.
Ok. Allora, vediamo un po' in che direzione va. Ok, ci passo di qua davanti. Ottimo. Uffa, non mi lasciate più guidare solo per quella volta. Via, seguiamo il tutto. Forza, torniamo al lavoro. Listo, si hanno i loro soldi, i boss sono contenti. Poco importa come arrivano. Questo non toglie che è una follia. Ci deve essere un modo migliore. Non ci sono altri modi. E in ogni caso non abbiamo tempo. Sai di essere l'unico uomo che ce la può fare. Lo so che mi stai solo adulando, ma mi piace. Anch'io, te amo. Fammi parlare con mia figlia. Papi, quando torni a casa? Presto, ciabarita. È che devo fare un viaggio. Tu fai la brava e ascolta la mamma. Posso avere un cane? Io voglio piccolo, marrone e carino. O forse giallo. Piccolina, quando torno puoi avere tutto quello che vuoi. Papà te chiede molto. Ok, ciao. Adios, mio. Bowman, abbiamo trovato il convoglio. Vedo almeno 3 veicoli pesanti e un elicottero. Dobbiamo impedire a quei camion di raggiungere il Messico. E soprattutto dobbiamo eliminare il Bokita. Uccidendolo incrineremo il rapporto tra i suoi... Un momento. Dai, fuoco volontà, ragazzi. Fuoco volontà. Preso. Pippa a terra. Ripeto, è il Bokita è morto. Ok. Ottimo, il Bokita l'abbiamo accattato sotto, egregiamente direi, andiamo a distruggere il convoglio. Ehi, ci sono, scusami. Era ora, iniziamo a preoccuparmi. Bowman, abbiamo trovato il convoglio, vedo un momento. Ok, cambiamo veicolo, ragazzi. Vai veloce come il vento. Vai, raccatta questo. Porca vacca. Via. Al mio via, fuoco. Ricevuto. Vai, sparacchiate ragazzi, sparacchiate. Senza pietà, forza. Con i soldi e il Bokita è morto. Fantastico, la reginetta è fottuta. Vediamo se cercherà di scappare o proverà a chiedere perdono al Suegno. In ogni caso uscirà alla scoperta e quando lo farà noi la prenderemo. Grande così, ragazzi, il Bokita l'abbiamo fottuto, lui e il suo carico di soldi, copie. No, ma ho appena saputo che grazie a noi l'operazione della reginetta del contrabbando è andata all'aria. E lei è condannata. Il Suegno ha mandato i suoi uomini a eliminare Nidia e sua figlia Valeria. Sappiamo dov'è la reginetta. Si è rintanata nella sua azienda con la figlia. Così la reginetta si trova proprio dove ci serviva. Portate lei e Valeria al sicuro e ci dirà tutto quello che vogliamo sapere. Ci muoviamo. Passo e chiudo. Ok, ragazzi. Nuova missione. Allora, esattamente abbiamo fatto qua. Così tanti danni alla rete di Nidia Flores che il Suegno ha deciso di fare a meno di lei. Estraete Flores e sua figlia prima che la raggiungano i sicari. Ok, allora vediamo un po', ragazzi. Quindi il Bokita l'abbiamo fottuto e adesso abbiamo anche la reginetta da andare a raccattare. Ma questo lo vedremo successivamente. Amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. In tal caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per il mio seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da ChrisGamer78.